Madre. Madre, con la vostra permissione vorrei rendere visita a Messer Pier Francesco da Susena per riscoprire se vi sono nuove di Francia del nostro eccellentissimo marito e per ringraziarlo del ritratto di Sua Altezza che egli mi ha donato. Egli è bellissimo alla vista e tuttavia rallegrarmi non mi posso perché non parla. Vostra Altezza ben conosce con quale pazienza io mi vado portando mentre sono ancora in Fiorenza a secco voi. Voi ben sapete da quanto tempo Sua Eccellenza, vostro padre, aveva in animo di maritare una delle sue figliuole con il principe Alfonso. E con quale affetto il duca di Ferrara ha accolto questo parentado? Ma madre... La vostra unione ha pacificato i contrasti fra le nostre case. Sì, che i popoli nostri ne fecero allegrezza sì grande che non se ne poteria più. Lasciate dunque ogni nuovo cimento di convincere il principe Alfonso a ritornarvosti. Ma ho temore che il principe possa correre pericolo. Messer Susena vi disse che il principe non scorria altro pericolo che quello stesso della persona del re. E anche comincio a dubitare che egli voglia tornare in cotesta corte. Io amerebbe lasciar Fiorenza e recarmi in Ferrara. E lì... Lì toccherà un po' con me essere patrona. Questo stato di cose diveniva ogni giorno più irregolare, per una parte e per l'altra. Era necessario che Alfonso d'Este si risolvesse a lasciare la corte di Francia, o che padre Ercole gli imponesse il ritorno in patria, insieme con la propria consorte. Ma se andava per le lunghe, nessuno né a Firenze né a Ferrara avrebbe potuto seriamente pronosticare come e quando questa faccenda avrebbe avuto termine. Fu un evento impensato e fatale a sciogliere il nodo. Il duca Ercole, il 3 di ottobre 1559, cessò di vivere. La vedova avvisava il principe Alfonso e questi, accomiatatosi dal re di Francia, se ne venne a Marsiglia e di là con due galere a bordo. Visitata in fretta la sposa a Firenze, si recò a Ferrara dove, fatte onorevoli esempio al padre e preso il possesso del ducato, pensò a chiamare a sé la moglie. Il 10 febbraio 1560 la giovane sposa si pose in viaggio. Entrai a Ferrara con una gran bella compagnia che mi accolse e mi condusse alla benedizione in duomo. Finita la cena, verso le 6 ore, cominciò la danza. La duchessa prese le febbri una prima volta nel marzo 1560, da cui guarì abbastanza rapidamente. Verso la metà di settembre del 1560, tornando dal prendere le arie, Lucrezia fu colta di nuovo dalle febbri, che furono stimate effetto di una sperata gravidanza. Nell'ottobre la duchessa migliorò, ma nell'inverno ricomparvero febbri, con tosse e dolori al capo. E da febbraio 1561 febbri continue e gagliarde. Nell'aprile arrivò a Ferrara il medico fisico della corte medice Andrea Pasquali, che il 20 aprile scrive a Cosimo che non vi sono più speranze. Il lunedì 21 aprile alle ore 21 Lucrezia moriva all'età di 17 anni. Si era maritata con Alfonso d'Este all'età di 14 anni. Aveva regnato come duchessa di Ferrara 1 anno, 2 mesi e 7 giorni. Thank you.
prima di richiamare con noi la principessa Lucrezia, se appunto vi è piaciuta la storia, se c'era qualche cosa che non avete capito, qualche dubbio che vi è sorto appunto sentendo questa storia, questa pièce. Non hai capito chi sono io? Non avete capito chi sono io, chi interpretavo? Lei sì. Che chi? Quale personaggio interpretavo? La morte. È venuta a prendere. Perché tutta la vita di Lucrezia è caratterizzata da questa appunto fragilità, da questa appunto brevità della sua esistenza. 14enne si sposa, appunto, ma subito viene la sua salute molto fragile, viene minata dalla malattia, e quindi a 17 anni appunto addirittura muore senza appunto avere avuto un erede, quindi in qualche modo vanificando questo importante matrimonio. E quindi la morte che aleggia sul destino di Lucrezia, ma anche sul destino della corte estense, appunto, come dicevo prima. La buona giornata. Ciao. Vedo, mia signora, che questi ospiti non siano ben avvezzi a incontrare un'eccellenza, una principessa. Credo che per loro sia la loro prima volta. Quindi vedete che non conoscono le abitudini e i costumi di corte. Sembra cosa insolita per voi che di solito una principessa, se è un matrimonio politico, sposa la persona che gli è stata destinata. Però sembra che per lei principessa sia contenta di aver sposato Alfonso II. Vedete, il matrimonio con il principe Alfonso non gli era stato firmato e deciso per noi, ma per nostra sorella. Il nostro destino non gli era ancora deciso. Dunque, quando gli è stato cambiato il contratto e siamo state scelte noi per diventare delle duchesse, siamo state onorate di questa scelta. Nostra madre ci ha educato fin da picciole a diventare delle buone mogli, delle buone madri e rispettare nostro Signore. Questa è stata la cosa più importante, l'educazione di nostra madre. E ora, finalmente, potremo fare ciò che ci ha insegnato. Potremmo fare esattissimamente la cosa che gli ha fatto lei. Noi diventeremo duchesse, come essa. Ma l'amore? Che vuol si dire? L'amore è una cosa importante tra due persone, se non, anche se c'è rispetto, però se non c'è amore, il matrimonio è un po' così, diciamo così, sì, un po' grigio. Non riesco a intendere, madonna. Abbiamo un esempio nella nostra famiglia. Nostra madre e il nostro padre. Gli si siano sposati proprio come noi, per procura. Nostra madre gli era a Napoli e gli arrivò ambasciatore a porgergli l'anello al dito, un anello molto simile al nostro, con il simbolo della famiglia de' Medici per i matrimoni, le due mani intrecciate che simboleggiano l'unione. Dunque, ci racconta nostra madre, gli abbia fatto un lungo viaggio. Gli sia stato un viaggio assai faticoso. Gli è arrivata a Livorno. E poi nella strada per Poggio a Caiano per la prima volta gli ha incontrato nostro padre. E nostra madre ama raccontare che gli era uomo fiero, rigido, ma fiero, e gli fu subito orgogliosa di essere sposa di un uomo come questo. Dunque speriamo anche per noi il medesimo. E speriamo soprattutto di avere moltissimi figli maschi, come l'ha avuto.